Buongiorno, sono le 11, consueto appuntamento con gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus e oggi partiamo con la consueta diretta Facebook settimanale del governatore De Luca. Nella giornata di ieri leggiamo anche dall'ANSA: De Luca, non saremo come Bergamo, picco previsto per la fine della prima settimana di aprile quando sono attesi 3.000 contagi. E poi De Luca ha anche detto ce la faremo, credo che andrà tutto bene a condizione che tutti facciano la propria parte fino in fondo. E poi, come al solito, ha polemizzato con la Protezione Civile per l'invio di mascherine inadeguate. Andiamo a sentire il servizio. La Campania non farà la fine di Bergamo o di Brescia, tutti avranno assistenza, ma bisogna stringere i denti. Vincenzo De Luca fa il punto della situazione sull'emergenza coronavirus in regione. In diretta Facebook il governatore fa sapere che, stando ai dati degli esperti, il picco in Campania è atteso per la fine della prima settimana di aprile. Solo dopo, se la crescita sarà stabile, potrebbe iniziare la curva discendente. Ma intanto bisogna farsi trovare pronti, ha detto, per l'arrivo dello tsunami. De Luca ribadisce che si sta facendo la corsa per attrezzare intere strutture o padiglioni all'emergenza da Covid-19, dal Loreto Mare al Da Procida a Salerno, passando per il Moscati di Avellino. Il governatore non rinuncia allo show e mette all'indice quelli che definisce i portaseccia, persone che stanno male se le cose vanno bene o se non ci sono grandi problemi. Ai portaseccia dico, l'affondo di De Luca, che l'unico collasso è arrivato nel vostro cervello. Fino all'accusa durissima, con tanto di dimostrazione video, contro le mascherine consegnate dalla Protezione Civile in questi giorni. Siccome dalla Protezione Civile, dal Dipartimento, hanno risposto che ci avevano mandato 700.000 mascherine, allora, amici cari, vediamo di capirci bene. Quelle di cui parla la Protezione Civile sono queste mascherine. Beh, ci vuole veramente una fantasia, diciamo, accesa per definirle mascherine. Ecco, le vostre orecchie escono da queste fessure e avete la faccia di Bonnie il coniglietto. Ah, ragazzi, facciamoci un sorriso anche in momenti difficili, ma non le chiamate mascherine. E allora fin qui il governatore De Luca, che ripeto ha polemizzato con la Protezione Civile per l'invio di queste mascherine giudicate inadeguate, ma si è anche detto fiducioso, ottimista, che in Campania possa andare tutto bene quando è atteso il picco di questa influenza, di questo coronavirus. Allora, intanto però esplode a Benevento il caso di Villa Margherita, dove di fatto è risultato il primo vero focolaio del Sannio, con una trentina di contagiati, casi di pazienti e operatori sanitari risultati positivi. Ci dice tutto, in collegamento dalla redazione di Benevento, la nostra Maria Teresa De Lucia. Buongiorno Maria Teresa. Buongiorno Angelo, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, dicevi bene, è boom di contagi da coronavirus purtroppo nel Sannio. La provincia di Benevento, che finora era rimasta ai margini tra le province meno colpite dal Covid-19, ieri invece ha vissuto una giornata nera, una giornata terribile che si è in qualche modo concretizzata intorno al caso della struttura di riabilitazione alle porte di Benevento, struttura di riabilitazione Villa Margherita, che qualche giorno fa aveva fatto registrare un caso sospetto trasportato poi al rumo. Da lì l'esecuzione ovviamente dei tamponi, di cui ieri sono arrivati i risultati dal Moscati di Avellino. Tamponi su 40 tamponi sono stati rilevati ben 25 casi positivi al coronavirus. Questi i numeri della ASL di Benevento, comunicati alla fine di una giornata convulsa che ha visto la clinica di riabilitazione alle porte della città, presidiata dalla tarda mattinata di ieri dalle forze dell'ordine, proprio per, diciamo, stabilire un isolamento della struttura.
E poi man mano che trascorrevano le ore hanno cominciato in qualche modo a diffondersi indiscrezioni confermate sui contagiati ovviamente e indiscrezioni che sono state confermate prima di tutti dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, che attraverso la sua pagina Facebook aveva dato il numero di 28 contagi, numero poi invece diciamo stimato dall'ASL, aggiustato dall'ASL, che ne ha in qualche modo indicati 25 secondo i tamponi. Si tratterebbe tra questi 25 pazienti di 7 persone che non sarebbero residenti nella provincia di Benevento, mentre altri 18 sarebbero residenti in vari comuni sanniti: Benevento, San Giorgio del Sannio, Ceppaloni, Santa Croce, Pagoveano, Castelfranco e Miscano, Faicchio, Pesco Sannita, Airola, Moiano e Santa Agata dei Goti. Dunque diversi comuni della provincia, e ricordiamo, non si tratta solo di pazienti, si tratta anche di operatori che in questa struttura ovviamente lavorano e che ovviamente sono domiciliati in vari comuni del Sannio. Ed è per questo che i sindaci sono intervenuti limitando con diverse ordinanze l'accesso e il transito agli operatori, in qualche modo tentando delle misure per contenere il contagio, misure che l'ASL di Benevento sostiene di aver messo in campo sin dal primo momento, affermando che tutte le misure, dall'isolamento dei pazienti alla sanificazione e alla stretta osservazione del centro di riabilitazione, sono già state adottate. Però diversi operatori, pur non confermati, presentano sintomi potenzialmente riconducibili a questa infezione. È quello che dice la clinica di riabilitazione, che alla fine di una giornata, come ho già detto, molto convulsa, ha confermato tutti i casi che erano già stati annunciati dall'ASL e ha lanciato un importante appello. Tra le persone, tra gli operatori che sono stati messi in quarantena perché risultati positivi, quelli che ovviamente devono rispettarla in via precauzionale, la struttura si trova con pochissimo personale e dunque lancia l'allarme, lancia diciamo il grido d'aiuto perché in qualche modo si possa intervenire e si possa prestare appunto maggiore supporto all'azione in questa struttura di riabilitazione che, come dicevi giustamente, rappresenta il primo vero focolaio del Sannio. La direzione della struttura garantisce diciamo le cautele adeguate ai pazienti, ma chiede anche alla ASL di predisporre supporto e anche diciamo, il trasferimento di alcuni pazienti, cosa che ovviamente sarà chiarita e comunicata nelle prossime ore. E dunque a questi 25 vanno ad aggiungersi diciamo, i 14 casi già accertati e purtroppo questi i dati che oggi possiamo restituirvi da Benevento. Se non ci sono altre domande, da qui è tutto. Grazie, grazie a Maria Teresa De Lucia che ci ha aggiornato, come dicevamo, su questo primo vero focolaio nel Sannio con 25 positivi nella struttura riabilitativa Villa Margherita tra operatori sanitari e pazienti, ma intanto si ferma. Lo sapete, anche il mondo dello sport si è fermato con il rinvio ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo al 2021. Per il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli, è sicuramente una buona notizia non aver tergiversato ma aver deciso subito per questo rinvio. Ora però il suo appello è quello di preservare le strutture della Campania che erano state riqualificate per le Universiadi, di non sprecare tutto quel lavoro e non rischiare di vedere appunto queste strutture di nuovo nel degrado. Andiamo a sentire questo passaggio di Sergio Roncelli, presidente CONI Campania. Abbiamo avuto quella che per il mondo sportivo è stata una bellissima notizia, la data certa per le Olimpiadi, il rinvio di un anno dà una data certa, tutti i dirigenti, i tecnici e gli atleti possono di nuovo programmare la loro preparazione. Per gli atleti campani e napoletani i problemi sono acuiti ovviamente dalla chiusura delle palestre, dalla chiusura degli impianti. Sulla scia delle Universiadi, sfruttando il fatto che avevamo, posso dirlo,
in Italia, forse anche in Europa, alcuni dei migliori palazzetti e delle migliori strutture sportive, eravamo riusciti a programmare a Napoli e in Campania una serie di eventi incredibili. Ricordo il Golden Gala di atletica che per la prima volta si faceva a Napoli, i campionati assoluti di scherma, di ginnastica, di judo, di taekwondo. Questo blocco delle attività ci danneggia enormemente, non sappiamo se riusciremo l'anno prossimo a mantenere queste manifestazioni in Campania. E poi c'è il problema della manutenzione degli impianti. Gli impianti sono chiusi, però sono stati rimodernati. Io confido che le istituzioni proprietarie degli impianti sappiano approfittare di questo momento per mantenere gli impianti al top della loro efficienza. Dunque l'appello di Sergio Roncelli, presidente del CONI Campania. Prima abbiamo sentito la collega Maria Teresa De Lucia dalla redazione di Benevento, ora ci spostiamo nella redazione di Avellino dove c'è Paola Iandolo. Il trend dei contagiati in Irpinia resta stabile per quanto riguarda i dati della giornata di ieri. Buongiorno Paola, aggiornaci su tutto allora. Buongiorno Angelo, sì, come hai detto, fortunatamente il trend in Irpinia resta stabile con 7 contagiati registrati nella giornata di ieri. Naturalmente l'attenzione resta alta in alcuni comuni della provincia di Avellino che rischiano di diventare dei piccoli focolai come Mercogliano, ma anche Solofra, dove cresce il numero dei contagiati. E ci sono nell'elenco nuovi comuni come Contrada, Torre Le Nocelle e Villanova del Battista. I sindaci per questo motivo naturalmente hanno già messo in moto la macchina della prevenzione, attuando tutte le misure previste per arginare naturalmente il contagio. La curva dei numeri naturalmente resta alta, il picco è previsto, come da analisi dell'unità di crisi, è previsto per il fine settimana prossimo, e dunque gli ospedali si attrezzano per aumentare i posti letto dedicati al Covid al Moscati, dove ieri ha fatto visita una delegazione della regione Campania con il presidente dell'unità di crisi Coscioni. La settimana prossima sarà attrezzata la nuova palazzina Alpi, naturalmente verrà attrezzata gradualmente perché aprirà con una decina di posti letti dedicati appunto al Covid-19, in attesa poi di potenziarla completamente. Dunque dicevo, ieri la visita di Coscioni, che si è complimentato con gli operatori dell'ospedale, sia con i medici che con gli infermieri, per il grande lavoro che stanno affrontando per questa emergenza. Intanto ci sono le iniziative per contrastare appunto l'emergenza, per contenere i contagi. L'ASL di Avellino è attivato, sta per attivare in realtà, 2 unità mobili con il personale medico dedicato proprio ai pazienti che sono in isolamento, quindi per l'assistenza domiciliare, sia per quelli affetti da Covid ma anche per i casi sospetti. Sono previsti 2 medici sulle unità mobili, compreso l'autista. L'ASL dunque ha richiesto le figure professionali pubblicando un apposito bando che scadrà lunedì a mezzanotte. Angelo, comunque in questo clima di emergenza naturalmente non manca la criminalità, che si fa sentire. L'altra notte c'è stato un doppio colpo, una banda sull'autogrill, una doppia rapina. Naturalmente 6 uomini armati di spranga hanno fatto irruzione sull'autogrill che si trova tra i caselli di Avellino Est e Avellino Ovest, e hanno fatto irruzione all'interno degli autogrill, dicevo, e dunque hanno minacciato la cassiera facendosi consegnare gratta e vinci e stecche di sigarette, l'incasso contenuto nel registratore di cassa per un bottino di 10.000 euro. Naturalmente i rapinatori hanno approfittato
approfittato appunto dell'assenza di traffico sulla strada, appunto sulle autostrade, ma anche dei controlli. Evidentemente le forze dell'ordine sono molto concentrate ai controlli dell'emergenza e dunque sulle autostrade restano abbastanza libere. E questo quindi per quanto riguarda la criminalità. C'è un'altra tragedia che ci colpisce anche da vicino, è la morte del piccolo di 3 anni avvenuta in Lucania, in provincia di Matera, e anche se i genitori, i nonni, risiedono a Greci, dunque una doppia tragedia, un doppio dramma che sta vivendo l'Irpinia insieme a quella del Covid-19. E da Avellino è tutto, ti restituisco la linea. Grazie anche a Paola Iandolo, e naturalmente si stanno susseguendo in questi giorni appelli a restare a casa da parte di tanti personaggi dello spettacolo e della cultura. Abbiamo sentito nei giorni scorsi Gino Rivieccio, Sal Da Vinci, Gigi D'Alessio. Oggi è la volta per i telespettatori di 8 Channel del cabarettista Ciro Giustiniani. Sentiamolo. Un saluto a tutti gli amici di 8 Channel, l'invito è quello di stare a casa, stiamo a casa, che se stiamo a casa riusciamo poi ognuno tra poco a tornare per strada e andare magari ognuno a casa in altro, cioè magari ci cambiamo le case, e vi invito tutti quanti a stringere i denti, ad essere uniti, felici in questo momento difficile. Un abbraccio forte a voi e complimenti anche al presidente Vigorito e alla sua squadra, il Benevento, nostra cugina, che sta facendo un campionato top player. Tra l'altro c'ha 2 amici miei, Cristian Maggio e Roberto Insigni. Un abbraccio forte. E questo dunque il messaggio per 8 Channel di Ciro Giustiniani. Intanto leggiamo ancora dall'ANSA. Prima abbiamo parlato della casa di cura, la struttura riabilitativa Villa Margherita a Benevento. Intanto un giudice ordina il tampone ad un'altra casa di cura. Andiamo a leggere: un giudice del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato ad una casa di cura di Castel Morrone, nel Casertano, di trattenere un anziano paziente ed effettuargli il tampone per verificare la presenza del coronavirus. È stato il padre del paziente, un avvocato, a scrivere al giudice civile spiegandogli che nella casa di cura dove è ricoverato il genitore si è verificato un caso di Covid-19 e probabilmente anche altri contagi. A quel punto il magistrato ha ritenuto giusto, vista l'età avanzata del paziente e le sue non buone condizioni fisiche, di disporre l'obbligo per i responsabili della struttura e dell'ASL di Caserta di praticargli il tampone, tenendolo ovviamente in isolamento. Adesso ci spostiamo nella redazione di Salerno. Anche ieri è salito il conto delle vittime. Ci facciamo dire tutto dal nostro Giovan Battista Lanzilli. Buongiorno Giovan Battista. Buongiorno Angelo, buongiorno ai telespettatori di 8 Channel. Si dicevi bene, purtroppo anche quella di ieri è stata una giornata molto complicata per quanto riguarda il territorio salernitano, con ben 5 persone decedute che si sono aggiunte purtroppo al drammatico elenco che era già abbastanza numeroso. Una vera e propria strage di anziani potremmo definirla, quella che si sta verificando qui sul territorio salernitano. Le ultime 5 vittime, come ricordavamo, sono 2 del Vallo di Diano, Salla Consilina e Teggiano, un'altra deceduta a Vallo della Lucania e altri 2 invece sono originari di Scafati. Proprio nel Vallo di Diano la situazione è particolarmente complicata, anche perché, così come altrove sul territorio campano ma anche nazionale, c'è un grave problema, una grave criticità relativa alla casa di cura Fondazione Juventus di Salla Consilina, dove al momento, ma i numeri purtroppo, come sembra insomma ormai sempre più evidente, sono destinati a salire, sono, dicevamo, 37 al momento le persone contagiate tra ospiti, anziani e operatori della casa di cura, su un totale, pensate, di 60 persone contagiate in questo momento a Salla Consilina. Lo ricordiamo, Salla Consilina, che è uno dei comuni individuati come zona rossa, dalla quale non si entra e non si esce per decisione della regione Campania. E il nostro Filippo Notari ha sentito al telefono proprio pochi minuti fa il sindaco di Salla Consilina Cavallone, che ha fatto un po' il punto della situazione sul difficile momento che sta vivendo la sua comunità. Lo ascoltiamo. Questa sentenza, come ho detto, io ce l'aspettavamo, perché naturalmente ormai si era annidato
La stragrande maggioranza del contagio riguarda i degenti, sembrerebbe solo 2-3 operatori, e questo sotto un certo punto di vista ci delimita anche la potenziale fonte del contagio esterno, perché credo che adesso sicuramente già sono stati fatti degli interventi quantomeno sulla sicurezza dei degenti all'interno della struttura sanitaria, di applicare quello che sono le norme anche per evitare che il contagio all'interno della stessa struttura possa poi aumentare. Uno già precedentemente era stato trasferito in ospedale ed intubato, tutto il resto che a me risulti sono nella struttura. Adesso a Sala Consilina complessivamente, tenuto conto che però molti dei degenti che sono all'interno della struttura vengono caricati a Sala perché sono domiciliati a Sala, complessivamente Sala, se teniamo conto anche tutti i degenti, però di cui forse su 30 saranno una quindicina di Sala, siamo a 60, siamo adesso a Sala. Queste dunque le parole del sindaco di Sala Consilina che abbiamo raggiunto telefonicamente. In conclusione, Angelo, ti aggiorno anche su quelle che sono le notizie che arrivano da Salerno. Ieri sera, diretta Facebook dell'Ordine dei Medici, una vera e propria maratona di solidarietà per consentire di raccogliere fondi per l'acquisto di mascherine, camici, occhiali, insomma, i dispositivi di protezione individuale, una maratona di cui vi daremo conto nel telegiornale, all'interno della quale insomma si sono succeduti anche un po' di VIP, insomma, tra tutti potremmo citare Rocco Hunt, il noto rapper. Un'ultima cosa che riguarda anche Salerno: dalla settimana prossima Salerno Pulita, la partecipata che si occupa della gestione e della raccolta rifiuti in città, ha predisposto un servizio speciale per tutte le famiglie che si trovano in quarantena domiciliare o nella quale ci sono persone affette da Covid-19, ci saranno degli operatori specializzati che arriveranno fin sotto il portone, fin sotto la porta di casa, quindi non all'aperto, non il porta a porta classico in strada, ma busseranno direttamente alle porte di queste persone che hanno già ricevuto delle istruzioni con un doppio sacchetto per evitare contaminazioni, avranno la possibilità nel periodo di quarantena domiciliare di non effettuare la differenziata e provare così, diciamo, ad offrire un servizio a chi si ritrova in questo momento delicato. Per adesso, Angelo, da Salerno è tutto. Se non ci sono domande, la linea a voi studio. Giovan Battista, restiamo un attimo collegati con te. Le ripercussioni anche economiche, così introduciamo quest'altro tema, i riflessi sull'economia di questa emergenza coronavirus. Prendo spunto dal sito ottopagine.it, perché ha parlato l'amministratore delegato di Gesac, Barbieri: il coronavirus non fermerà il nuovo aeroporto di Salerno. Barbieri dice: è un momento difficile, ma si andrà avanti. Allora, anche su questo ieri abbiamo sentito anche il presidente di Confindustria Andrea Prete. C'è il rischio di eventuali rallentamenti per lo scalo salernitano? Sì, Angelo, dicevi bene, insomma, sono una serie di piani che potremmo definire, per certi aspetti che si intersecano. L'intervista che ha dato l'amministratore delegato di Gesac, Barbieri, è stata accolta senza dubbio positivamente, insomma, perché in un momento in cui il traffico aereo è praticamente fermo ed è una delle industrie forse più colpite a livello internazionale dalla pandemia, insomma, le parole dell'amministratore di Gesac, Barbieri, rilasciate alla Repubblica hanno senza dubbio offerto uno spunto, diciamo, importante, perché lo ricordiamo, al momento il progetto è fermo perché c'è un ricorso pendente al Consiglio di Stato. Il resto, lo stesso Barbieri lo dice, non è possibile che 13 cittadini salernitani proprietari di suoli nella zona intorno alla pista possano bloccare un'opera strategica per milioni di persone. Però allo stesso tempo ha detto, nonostante la crisi, nonostante la cassa integrazione che sta colpendo duramente anche ormai la società unica che gestisce gli scali aeroportuali della Campania, insomma, il progetto Salerno, ha detto, andrà avanti. Dall'altro lato però c'è un'emergenza, diciamo, evidente per quelle che sono le attività produttive. Lo ha detto il presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete al nostro direttore Pierluigi Murillo durante Punto di Vista. Insomma, ormai se ne parla, è diventato ormai linguaggio comune il piano Marshall per l'economia, perché è inevitabile, lo abbiamo detto, lo abbiamo ricordato, insomma, non lo scopriamo certamente noi, unitamente a quella che è l'emergenza sanitaria c'è da affrontare da subito anche
anche quella relativa all'economia, insomma il rapporto degli 007 che riguarda in particolare il meridione, che paventa il rischio di rivolte, il rischio di disordini relativi all'ordine pubblico, proprio perché il reddito delle persone più a rischio è ormai alla fine, diciamo, è agli sgoccioli, si rischia di non poter acquistare nemmeno generi di prima necessità, insomma è concreto. Unitamente a questo, insomma, possiamo dire che c'è anche chi, come l'assessore al commercio Dario Loffredo, insomma, sta organizzando anche una serie di appuntamenti, chiaramente solamente telefonici o via Skype, una serie di consultazioni con le associazioni di categoria, con gli esercenti della città di Salerno, i quali te lo posso anticipare già, magari ne approfondiremo anche nelle prossime edizioni, nei prossimi giorni, insomma chiedono sì, ok il piano Marshall, ok tutte queste cose, però è il momento che dagli annunci si passi anche ai fatti. A te Angelo. Grazie, grazie a Giovan Battista Lanzilli dalla redazione di Salerno. Intanto leggo dalla sezione Napoli di ottopagine.it: truffa in città con falsi avvisi del Ministero dell'Interno. Appesi finti annunci di controlli in casa, quindi lancia l'allarme il nostro sito ottopagine.it su questi falsi avvisi del Ministero dell'Interno a Napoli. Sempre da Napoli leggiamo, a proposito ancora dei riflessi sull'economia, il sindaco De Magistris: il governo istituisca il reddito di quarantena. Il sindaco lancia su Twitter la sua proposta economica per l'Italia. La proposta di un reddito di quarantena, una misura che dovrebbe aiutare chi, rimasto senza sostentamento, dovrà continuare a rimanere in casa. Scrive De Magistris in questo tweet: il governo deve istituire immediatamente il reddito di quarantena per tutte le persone che sono rimaste prive di denaro. È necessario immettere subito liquidità nelle loro tasche per consentirgli di avere beni di prima necessità. Su questo Napoli fa e farà la sua parte, ha assicurato il sindaco De Magistris. E poi dall'Irpinia lancia l'allarme il segretario della FIOM CGL Avellino, Giuseppe Morsa: ci sono circa 7.000 lavoratori metalmeccanici in cassa integrazione, e allora Morsa chiede alle aziende di anticipare appunto il trattamento di cassa integrazione ordinaria per venire incontro alle famiglie che in queste settimane stanno vivendo pesanti momenti di difficoltà, di crisi economica. Sentiamo questo messaggio di Giuseppe Morsa, FIOM CGL Avellino. Alle aziende metalmeccaniche della provincia di Avellino chiediamo un gesto di responsabilità, chiediamo che si facciano carico dell'anticipo della cassa integrazione in questa fase complicata, garantendo così una continuità di reddito per i lavoratori e le loro famiglie che stanno attraversando un difficile momento di crisi economica. Per il resto del sistema chiediamo che avvenga un accordo come è stato fatto in altre regioni d'Italia, nella quale ABI, quindi il sistema delle banche, in accordo con CGL, CISL e UIL, Confindustria, si facciano carico di dare, di fornire liquidità alle imprese per poi poter anticipare la cassa integrazione. In questo momento difficile è giusto che ognuno faccia la propria parte, e non è il caso, non è giusto che il sistema dei lavoratori venga continuamente messo in crisi. Abbiamo sentito l'appello lanciato dal segretario della FIOM CGL Giuseppe Morsa, CGL Avellino, di anticipare per i tantissimi lavoratori, sono circa 7.000 metalmeccanici, la cassa integrazione ordinaria. Restiamo in Irpinia, mandiamo ad Ariano Irpino, una delle zone focolaio della nostra regione. Ieri c'è stata un'altra morte sospetta. È morta una 86enne di Ariano, si attende di conoscere in queste ore l'esito del tampone post mortem. In precedenza era spirata anche un'altra persona di Flumeri, 89enne. E allora, per gli ultimi aggiornamenti, andiamo dal nostro corrispondente Gianni Vigoroso. A te Gianni. Sì Angelo, buona giornata. Sì, sono 4 i decessi tra Flumeri ed Ariano nelle ultime ore, 2 appartenenti proprio al centro per anziani di Flumeri, dove c'è molta apprensione ancora per le altre persone che sono ospiti in questa struttura. L'aveva anche detto domenica scorsa il sindaco Lanza, di una situazione particolarmente difficile e tristissima all'interno di questa struttura. Ma tu parlavi di appello, sono anche
anche, ci sono anche due appelli che tra l'altro abbiamo lanciato in esclusiva con 8 pagine la notte scorsa e questa mattina. C'è il primo appello che arriva dall'India, dove c'è uno scrittore arianese che è bloccato, è letteralmente bloccato in India, sua moglie necessita anche di cure mediche e dovrebbe rientrare qui in Irpinia. Mentre poi il secondo appello, una storia drammatica, l'avete letta sicuramente su 8 pagine questa mattina, la morte del piccolo Diego, il bimbo di 3 anni che è stato trovato cadavere purtroppo dopo essersi allontanato nella sua abitazione nel Materano. La famiglia è originaria di Greci e il nonno, che questa mattina sono riuscito a raggiungere, vive qui ad Ariano Irpino, ha lanciato un appello, poi lo sentiremo anche nel corso del telegiornale, vuole assolutamente volontari, un'ambulanza, qualcuno che lo possa accompagnare dal nipotino a Matera. Come si sa, insomma, ci sono forti restrizioni, quindi attualmente Angelo Grasso, 57 anni, nonno del piccolo Diego, è rinchiuso in casa qui ad Ariano Irpino e sta vivendo questa storia drammatica a distanza. Poi c'è stata una nuova stretta nei controlli, posti di blocco rigidi in città, soprattutto nel rione Cardito, dove si circola in auto rigorosamente solo una persona, non si può circolare più persone all'interno dell'autovettura, quindi c'è anche questa nuova stretta nei controlli per far sì, insomma, che si possa quanto prima giungere ad una situazione più tranquilla. Va bene, grazie a Gianni Vigoroso, corrispondente di Ariano Irpino, aggiornamenti anche naturalmente nel TG delle 14. Mi dicono che dobbiamo ritornare a Salerno dal nostro Giovan Battista Lanzilli, evidentemente per qualche aggiornamento dell'ultimo minuto. A te Giovan Battista. Sì Angelo, abbiamo richiesto la linea perché purtroppo c'è un aggiornamento dell'ultimo minuto e non è una buona notizia. Si conta proprio in questi minuti un'altra vittima nella casa di riposo Fondazione Juventus di Sala Consilina. Si tratta di una signora anziana di 88 anni, di sesso femminile, anche lei affetta da coronavirus e che purtroppo è spirata proprio in questi minuti. Quindi Angelo, era giusto per avvisarti purtroppo che si allunga l'elenco dei decessi in provincia di Salerno e in particolare nel Vallo di Diano, dove la situazione è particolarmente critica. A te. Sì, grazie Giovan Battista. Tra l'altro dal sito 8pagine.it leggo anche: contagiata un'infermiera dell'ospedale San Luca e dunque sale il numero dei contagiati nel Cilento, ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Va bene, ci fermiamo qui per questa diretta delle 11. Grazie in regia ad Aldo Finizzi e a Raffaele Perrotti. Poi naturalmente ci ritroviamo alle 14 con il TG News. Arrivederci.